Alberto Marolda, io giornalista TV, siamo qui con un ex ministro, abbiamo fatto bene i compitini a casa, siamo andati a girarci la Wikipedia e Alfonso Pecoraro Scanio è qui con noi oggi. Bentrovati. Cosa vogliamo domandare, cosa domanderebbe il popolo del web a un ex ministro, tra l'altro un ex ministro importante per certi sentimenti che sul web trovano giusto spazio, cioè politiche agricole col governo Amato 2 e ministro dell'ambiente col governo Prodi 2, cioè questo Prodi 2 e Amato 2, insomma questo amore per il doppio. Ma devo dire, capitato. No, non l'ho scelto, però credo che il popolo del web, una delle cose che mi chiede di più è perché ho bloccato gli OGM quando ero al governo con Amato, e potrei dire che c'è un grande interesse proprio oggi, ancora di più, perché finalmente anche in Parliamo Francia… Anni 2001, quindi molto… 2000-2001, quando questo argomento era poco conosciuto. Perché ho firmato la riforma dell'agricoltura che oggi finalmente sta dando i suoi frutti. Nel 2001, quando io ho firmato la riforma per cambiare l'agricoltura italiana, introdurre quella che viene chiamata la multifunzionalità, tutto potevo pensare, o meglio, io speravo che di cambiare fortemente l'agricoltura italiana, ma non immaginavo che adesso, dopo oltre 10 anni, per la prima volta, credo al dopoguerra, il numero di aziende agricole è aumentato rispetto a quelle che si cancellavano, mentre tutte le altre sono in fase di tracollo. È un momento di tremenda crisi economica e industriale italiana. L'agricoltura è il futuro, non è più il passato. È l'agricoltura, è l'agriturismo, è l'ecoturismo, è l'agricoltura di qualità, è il chilometro zero, è Carlo Petrini con Slow Food, con cui ho inaugurato recentemente, proprio qualche giorno fa, una mostra sui parchi italiani, è la Coldiretti con cui a Cernobbio abbiamo discusso di come si può fare la filiera corta. L'agricoltura e la produzione di energie rinnovabili, grazie a un'altra legge che invece ho fatto col Prodi 2, quella del fotovoltaico. Ricordiamo che lei era ministro dell'ambiente. Là ero all'ambiente e io credo che poi nella vita c'è un destino, cioè io sono finito all'agricoltura perché forse dovevo aiutare gli italiani a mangiare senza OGM e l'agricoltura italiana a cambiare, sono finito all'ambiente perché dovevo probabilmente far sviluppare finalmente il solare. In Italia per anni non si era riusciti, adesso siamo passati da 50 a 15.000 megawatt, siamo uno dei paesi più importanti a livello di fotovoltaico, con tutti gli errori fatti, perché poi è caduto il governo, nessuno ha seguito questa cosa e hanno fatto fare anche il fotovoltaico in alcune zone oggi agricole interessanti, con peccato. Non solo, ma oggi siamo in una situazione dove la grande estensione di pannelli non viene più permessa. Adesso finalmente è stata bloccata, ma io quando ho fatto la legge nel 2007, in questo caso quella sul solare, avevo previsto che il contributo maggiore andava per le coperture. E in realtà quindi l'obiettivo nostro era innanzitutto far mettere i pannelli sui tetti, sulle fattorie, sulle stalle, magari facendo sostituire l'amianto che c'era sui tetti. Infatti il massimo contributo era quando tu sostituivi l'amianto con il fotovoltaico, e quello lo voglio io personalmente. Poi però, caduto il nostro governo, quello successivo voleva il nucleare, quindi ha lasciato un po' andare tutta la impostazione del solare, e alcune speculazioni grosse hanno pensato che era meglio mettere un'estensione di un ettaro, fare grossi pannelli, pagare qualcosa agli agricoltori e rincassare tanto. E quindi poi questa cosa, che era giusta come molte cose che accadono, è stata anche utilizzata, diciamo, non solo, perché consideriamo che adesso siamo passati a quasi 400.000 tra imprese e cittadini che hanno pannelli solari in Italia. Eravamo nell'ordine delle centinaia, siamo arrivati a 400.000. È una vera e propria rivoluzione. È una rivoluzione, è il settore in assoluto. Da un punto di vista industriale è stata creata in pochi anni una delle poche industrie nate in pochi anni, con una cosa strana che io ho fatto casualmente. C'è da dire che però i pannelli prodotti in Italia sono veramente molto pochi. Ma i pannelli prodotti in Italia sono pochi per un motivo, che insieme a quel lavoro che io potevo fare come Ministro dell'Ambiente, il Ministero dell'Industria doveva far partire Industria 2015, famosa Industria 2015, che doveva servire a finanziare le imprese italiane che facevano produzione. Quell'altro pezzo, che purtroppo non competeva da me perché ero il ministro dell'ambiente, e non era partito. Quindi in realtà poi non c'è stata la capacità di aiutare le imprese italiane che potevano fare anche pannelli. Però va anche comunque detto che se noi vogliamo raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto, gli obiettivi dell'Europa 2020, evitare di prendere multe, anche mettere pannelli non italiani ma di qualità è comunque una cosa che aiuta l'Italia, non è una cosa negativa. Certo, l'ideale era mettere anche pannelli in cui la filiera fosse almeno in parte nazionale, questo sicuramente, però io quello l'avevo proposto al ministro dell'industria dell'epoca, che poi era Bersani, con Industria 2015. Però detto questo, stiamo parlando in ogni caso che sicuramente ci saranno stati 100, 200, 300 speculatori, ma ci sono 400.000 famiglie e piccole imprese che oggi si producono l'energia grazie al solare, quindi comunque io non farei manco
la cosa all'italiana per cui c'è sempre, si potrebbe sempre fare di meglio. Ah, però l'importante è fare piccoli passi. Ogni tanto alcune cose. E io infatti la fondazione che ho costruito dopo, negli anni dal 2008-2009, io ho continuato a sostenere l'industria e l'industria, le realtà del solare, non soltanto l'industria, e insieme ad Antonio Noto di PR Marketing, che partecipa a questo progetto, abbiamo fatto un osservatorio sul solare che è arrivato a fare già 8 rapporti tra gli italiani e il solare. Abbiamo il più grande patrimonio di analisi. Però la devo fermare perché colgo un amore profondo verso questo argomento. Solare, ma ci ha lanciato tanti spunti, tra l'altro sulla politica nazionale, perché lei ha appena nominato Bersani. E sappiamo come oggi all'epoca era ministro dell'industria, oggi è estremamente impegnato, non entro nelle dinamiche attuali, insomma, però certamente se a suo tempo era involved, sì, come si direbbe in inglese, in questi argomenti, magari potrebbe reiniziare, anche se devo dire che nei programmi non si vede molto, ma insomma lasciamo perdere questo. Però questo mi dà lo spunto e l'aggancio per parlare di un argomento importante. Lei è uno dei giovani, perché è pubblico, te lo possiamo dire, 1959, sicuramente ancora un uomo giovane, uscito dopo molte leggi.